ragazzi, questi foto lo saranno qui, parlo, oggi siamo tornati qui in un nuovo video. In questo video vi voglio parlare di alcune novità, tra le quali la più importante è questa. Roberto Boscaglia, nuovo allenatore del Palermo, ufficializzato con un comunicato ufficiale sul sito del Palermo, oggi 19 agosto 2020 alle ore 13:27. Andando a leggere l'articolo, c'è scritto: Roberto Boscaglia ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. Al tecnico Gelles è stata infatti affidata per 2 stagioni la guida tecnica della prima squadra. Al mister i migliori auguri da parte della società e il benvenuto in rosanero. Ma un'altra novità molto importante è quella di ieri, arrivata alle 13:45 del 24 agosto, il Palermo a Petrella Sottana in ritiro. Il rosanero giorno presso il convento dei padri riformati svolgeranno le sedute di allenamento nel campo sportivo del comune Madonita. Non si potrà andare, non si potrà assistere agli allenamenti, quindi sarà tutto barricato, tutto chiuso. E non ci saranno amichevoli, quindi Boscaglia dovrà testare sui giocatori in un test in famiglia. E per quanto riguarda le conferenze stampe, si faranno attraverso l'applicazione Zoom, quindi in remoto. E quindi diciamo non ci saranno amichevoli in presenza, quindi sarà proprio un ritiro tutto isolato. Una notizia molto importante di pochi minuti fa, è quella arrivata sul sito di ilovepalermocalcio.com, dove Palermo Marconi c'è già la firma. Altro colpo di mercato per il Palermo di mister Boscaglia. La società rossonera, dopo aver presentato questa mattina l'allenatore, si è sicura della prestazione del difensore classe 89 Ivan Marconi, proveniente dal Monza. Tra le parti è già stato trovato l'accordo e il contratto che, secondo quanto appunto appreso dalla nostra redazione, avrà durata 2 anni ed è già stato firmato. Marconi nella giornata di domani, quindi domani è giovedì 20 agosto, e al massimo venerdì mattina, quindi dopo domani ovvero il 21, sta in città e avrà modo di conoscere Boscaglia e il suo staff. Dopo sarà in equivalente arriva il terzo rinforzo per il Palermo. Marconi era uscito, se non mi ricordo male, 2 giorni fa come nome, ed è stato subito, diciamo, accosto molto frequentemente a Palermo, cosa fatta, e oggi soprattutto, ora in questo era comunque arrivata la conferma. Quindi diciamo un altro difensore, e con questo acquisto e con la conferma di Peretti come difensore e Fallani in prestito dalla SPAL, Fallani in prestito, mentre come ricorda Peretti ancora non si sa le modalità se è in prestito o titolo definitivo, anche se molto probabilmente sarà in prestito visto che la Verona l'ha messo sotto contratto. La parte di difesa centrale è completa, perché Crivello molto probabilmente giocherà terzino sinistro, tutto da destra ovviamente, e in difesa ci saranno Crivello e ci saranno Lancini, Accardi, Peretti e Ivan Marconi. Quindi è una difesa tutto sommato molto buona, molto esperta, che è molto è giusta secondo me, almeno alla giusta data di esperienza, ma anche allo stesso tempo gioventù con Peretti. Ora però servono dei terzini, uno o due terzini, magari uno sinistro o destro, per far rifiatare sia Dota che Crivello. Però il reparto è stato da più rinforzare, oltre che serve una punta da 20 gol, ci sono i monomi di Gemmello, soprattutto Corazza, ma non solo. E c'è anche il fatto, diciamo, il ruolo da più rinforzare è possibilmente il centrocampo adesso. Comunque un'altra notizia è che sono usciti stamattina, il 19 agosto, 2 nomi per quanto riguarda giocatori ex Siena, cioè del proprietario del Siena, ma che il Siena appunto non si è iscritto al campionato di Lega Pro e di Serie C, quindi questo può facilitare l'acquisto da parte del Palermo. Sono il centrocampista Francesco Vassallo, classe 93, rosanero, cioè del rosanero, vabbè, palermitano che ha giocato molto nel giovanile rosanero, e Cesarini. Cesarini è il trequartista. Per quanto riguarda Cesarini, quanto apporto da rossanerolive.it, non c'è una vera proprietà attrattiva. Per quanto riguarda invece Vassallo, c'è stato almeno un confronto per vedere la disponibilità, ma comunque è più difficile prendere perché ci sono molti club su di lui e, secondo sempre la redazione, è molto vicino ad andare in un altro club. E quindi diciamo i nomi quelli che stamattina sono un attimo in stand by, quindi diciamo sono, ecco, nomi da aggiornare. Ragazzi, le notizie erano importanti, erano queste, andremo ovviamente quando ci saranno notizie sull'allenatore, comunque ufficialità, io farò video ovviamente, non l'ho fatto ieri dell'ufficiale di Boscaglia perché non ho potuto fare il video, ragazzi una cosa, ditemi nei commenti se preferite i video così, ovvero che vi faccio magari vi leggo l'articolo completo ai giocatori e faccio anche con la videocamera, oppure se preferite solo che vi parli attraverso la videocamera senza facendo vedere lo schermo del PC e quindi facendo vedere l'articolo. Vabbè ragazzi, spero che questo video sia piaciuto, se vi è piaciuto un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video. Bello ragazzi!